Viaggi di Gusto, amici cari, ancora in vostra compagnia. Siamo tornati nella meravigliosa città di Venezia per assaggiare ancora altri sapori. Sono con la signora Irina Freguia del Vecchio Frittolin. Irina, intanto, locale super storico, posso dirlo? Beh, oddio, non è difficile essere super storici a Venezia, se tu pensi a quando è stata fondata. Voglio dire, è anche a ragione. Però avere un locale dal 1700? Praticamente se ne ha le prime notizie nel 1780, 79, 80. Che spettacolo! C'è un vecchio portale all'interno del ristorante, c'è una vecchia porta, sì, qualcosa da vedere? Perché le case, e qui erano tra l'altro i possedimenti della regina Caterina Cornaro, e erano tutti attaccati praticamente, sì, a fianco c'è cosa, poi c'è uno scalone, poi man mano sono stati divisi e per cui chiusi alcune porte, alcune cose. Come zona di Venezia dove ci troviamo, giusto per dare? Praticamente dietro il mercato di Rialto. Ecco, io ho letto cucina veneziana contemporanea, perché la cucina si evolve, si è evoluta, qui c'è tanto turismo, bisogna anche essere attenti alle esigenze del turista. No, questo non l'ho fatto per la... No, questo non l'ho fatto per l'esigenza dei turisti, è che questione contemporanea significa in movimento. Se tu pensi che il baccalà, che è stato preso scoperto da un navigatore da Pietro Querini, sì, quella volta era innovativo, rivoluzionario, tanto è vero che ci hanno messo quasi un secolo prima di mangiarlo. Sì, vero. Ecco, per cui ogni cosa nuova è un'innovazione, però nello stesso tempo è anche una tradizione che si evolve. Pierluigi Lovisa è lo chef del Vecchio Frittolin. Pierluigi, caro, buongiorno a te. Beh, qui ci sono soltanto alcune delle tue creazioni. Io devo farti subito in apertura per i complimenti miei personali, grazie, perché ho avuto mille, modo di provare la tua cucina e sei veramente molto grazie, bravo. Grazie, molto gentile. Non abbiamo tanti minuti, perciò dobbiamo essere un po' veloci. Certo, lasciamo certo, per ultimo certo, questo certo, piatto. Certo. Mi dici che cosa hai preparato qui? Questi appunto sono dei piatti che abbiamo attualmente in carta al Vecchio Frittolin. Partiamo del baccalà dissalato, uh-huh, cotto in olio cottura con un fondo di cavolo viola. Che meraviglia, che è questo? Cioè, è questo. Quello è un piatto un po' complesso, eh? Quello è un po' complesso visibilmente così, ma diciamo che è semplice nella realizzazione. Abbiamo voluto creare la crosta terrestre, nel senso che quella sotto è una pasta di carrube, sì, con delle verdurine al vapore, grigliate piuttosto che spadellate. Sì. E sopra c'è una bolla, un po' per ricreare l'atmosfera anche... Sì, beh, certo, dobbiamo ricreare, esatto, è logico. Di zucchero soffiato. Qui cosa c'è? Questa noi l'abbiamo chiamata impropriamente bonsai, nel senso che anche qui abbiamo voluto ricreare con della polvere di vegetali il terreno e delle foglie secche che non sono altro che delle verdure disidratate, e anche qui per i vegani è straordinario, è un piatto molto, molto richiesto anche. L'altro? Quella è la gallinella in quattro cotture, quindi ci sono quattro possibilità di far lavorare il cervello in maniera completa, diciamo. Straordinaria, tra l'altro è veramente una gallinella strepitosa. Grazie mille. Dall'altra parte? Dall'altra parte abbiamo il maialino da latte con mela fermentata e una salsa di soia. Anche questo è fatto in bassa temperatura, 15 ore di cottura o a 80 gradi, quindi... A conferma, Pierluigi, che spaziamo, pesce, carne, abbiamo... Abbiamo di tutto e di più, nel senso che certo, dalla verdura, alle carne, ai pesci, e riusciamo a soddisfare le varie esigenze. Completiamo, perché in cucina ti ho visto preparare invece quest'ultimo piatto qui. Questa è una piovra scottata in piastra, con delle patate sempre scottate in piastra, con una salsa di patate gialle, certo, patate gialle,
un pomodoro confit, una salsa al basilico e delle vele di patate viola. Grazie per Luigi, grazie al vecchio Frittorin, grazie alla signora Irina, a tutta la sua famiglia chiaramente, alla attenta regia di Pietro Marcellino. Io vi aspetto per i prossimi appuntamenti con Paesaggi di Gusto.